Ho un incendio in bocca. Io, guardate. Osteria. Siamo a febbraio e forse riusciamo a fare un video sui ristoranti cinesi, ma non quelli da riso cantonese classico. Mangiamo i ravioli oggi, che hanno detto che qua li fanno loro, tutti fatti a mano con le loro belle manine. Siamo nella Chinatown bolognese, in zona Casaralta, e iniziamo con il primo dei tre ristoranti che vi facciamo vedere proprio qua dietro. Anche perché ho una fame incredibile, sì, oggi. Non abbiamo fatto colazione perché dobbiamo mangiare, andiamo a mangiare. Abbiamo le bacchettine che addirittura per la prima volta le vedo che sono fatte in metallo. In acciaio, perché guarda, così non le avevo mai viste. Adesso bisogna di alcol. Oddio, l'assaggi così a crudo. Non si fida, allora ho detto Master, voglio provare anch'io. Io ti metto in effetti di meno se non si fa un caldo. Il brodo è buonissimo, si sente tanto il cavolo cinese. Allora, perché io prendo sempre le cose complicate da mangiare? Che sguigna un po' la bacchetta di acciaio. Facciamo così. Oui, ma guarda, sembra tipo un tortellino. È vero, stai bene. Il gombero si sente da comunque, è molto buono. Tra l'altro credo che facciano loro la pasta dei ravioli proprio, quindi fanno un sacco di cose, le fanno loro in casa. Il Monster ha trovato una surprise. Una mosca nel piatto? No, in realtà c'è, cioè, questa qui, si sentiva questo agrume e arancia. Mi sa che ho detto una strozzata, limone. Ah, okay. La salsina agropiccante, ha detto, per il sapore sinceramente col fatto che c'è il curry sembra indiano più che cinese, però con la salsa agropiccante si sente il dolcino e ci sta benissimo col curry. No, sto sbrodolando tutto. È buonissima. Sono emozionata, ora sono 3 mesi che non vado al ristorante, è buonissima comunque. Sembra ripieno di samosa. Vale. No, socia. Se mangi questo qui con il piccante sopra diventi con gli occhi a mandorla. Prima di morire, per l'effetto del piccante, vi dirò che è buonissimo, si sente proprio tutta l'impanatura. C'è un po' di pollina, la pelle è croccantissima e sottile, croccantissima dentro. Beh, lo sto veramente si sta sbavando, questo che l'hai preso da me. La carne è rimasta morbidissima e non ha per niente un sapore forte. Senti, mamma mia, bello, bello. Anatra, la cantonese è veramente buona, buonissima. Sì. Perché la salsina è dolce. Chieste poco piccanti perché mi hanno detto che già poco piccanti sono tanto piccanti. Morbidissime, si sciolgono in bocca, si sente un pochino piccante, però un piccante molto soft. Sì, perché qua comunque il cuoco quando dice piccante, ragazzi, dovete preoccuparvi. E si sente una punta di agro, veramente meritano un sacco, buonissime.
e dentro c'è il ripieno di fagioli rossi come in Giappone. Il profumo dello scontrino che sta per arrivare. Caldo. Molto caldo. Molto caldo. Com'è ripieno di fagioli? No, sono fagioli. Alla fine abbiamo pagato la bellezza di 83, non so se si dice a vedere. No, sicuramente è un livello di qualità molto, 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 alto. Molto alto. La ragazza che ci ha serviti diceva che comunque qui fanno tutto, fa tutto lo chef, che è anche il proprietario del ristorante. Passa dei ravioli alla pasta, le cose fanno tutto loro. E comunque si sente, il prezzo ovviamente non è da ristorante cinese. È quello... un pelino alto, sì. Però li merita tutti, ragazzi. Sì. Io, se vi posso consigliare una cosa, alla fine del piatto prendete un po' di riso in bianco e poi fate il cucino. Perché spesso e volentieri i secondi hanno quelle caramellature, tutti quei sughettini che sono da tirare su e bisogna pucciarli perché sono comunque troppo buoni. Comunque, ragazzi, era un pezzo che non vedevo un'anatra alla... Un pezzo? Io non l'ho mai mangiato una roba così ma spaziale. Ma la roba così era veramente un'anatra spaziale. Mamma mia. Vabbè, tagliamo corto. Meravigliosa. Prossimo ristorante fra un attimo. Mentre il nostrino cerca le chiavi che non trova niente, io sembro quello del coso, l'uomo invisibile. Esatto. Che... Stiamo andando al secondo ristorante, Mangi. Penso che si pronunci così. Mangi, quindi mangi tu? No, mangia noi. Guardate le dimensioni. La proporzione è notevole. Notevole, mi piace. Ah, senti il curry. A me piacciono i guazzetti, io sono un amante dei guazzetti. Sempre roventi perché io sono ingordo, una fame incredibile. È stupendo. È bassa, è croccantina fuori, morbida dentro, e ha una temperatura mondiale. Guarda, è buonissima. Ah, te lo dico. Mi sento dando il cipollotto, è molto croccante, molto dentro un po' niente, come diciamo, Bologna un po' gomosina, ma fuori è friabilissima. Ha la crosticina molto molto buona. Infatti, ma porca miseria, quello è mio. Oh. Gnocchi di riso con l'anatra e c'è lo speck cinese. Cosa c'è? Lo speck cinese è questo. Carne di anatra che lasciano a marinare nella soia e ha leggermente il sapore della affumicatura, per quello che lo chiamano speck cinese. Poi viene fatto disidratare ed è buono. È tenerissimo. La affumicatura molto 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 leggera. Caldo, tesoro mio, amore mio. Il boss mi ha detto di scandire le parole. Allora faccio. Ha detto boss? Ha detto boss. Allora, quindi entra abbiamo i ravioli. Ci sono dei ravioli misti, fatti con le loro manine. E poi abbiamo i particolari. Io non ho mai provato la carne di Kobe, questa volta dovrebbe essere il battezzo. Vedete che sotto mettono sempre la carta, questa qui oleata con i buchini e quella da forno, perché così le preparazioni non prendono il sapore del bambù. Quindi lo potete fare anche a casa se ce li avete. Io però questi li devo prendere con le mani perché... Ah, il panino di Ataru Muraboshi, questo qui. Osteria, c'è un po' di carne. C'è dentro tipo una polpettina, però se mi posso permettere c'è poca ciccia rispetto al... al contenuto. Allora, adesso siamo arrivati al piatto forte. Al piatto forte. Al piatto forte. Piatto forte. No, in guardia, in guardia. Carne di Kobe dovrebbe essere tenerissima, super. La carne di Kobe viene un po' mascherato dall'olio del tartufo, che è abbastanza forte. E visto che comunque è una carne abbastanza pregiata e delicata soprattutto, faccio fatica ad apprezzarla pieno. Infatti cosa ho fatto? Ho separato il raviolo dalla pezza di carne.
e l'ho mangiato così. Secondo me rende meglio. Tu vuoi fare i complimenti da solo? Però mi faccio i complimenti da solo. Wonton fritti con la salsina. Allora pronunciali. Wonton fritti. Forse hai fatto una faccia che sembravi tipo un bidoncino del gasolio. Wonton. Seguitelo, seguiteci, seguitelo. Ce l'ho, me lo. Ah, lo tocci. Lo toccio. Vicini che vi faccio sentire lo scotch. Esatto, doppio crunch. Sono speziati. C'è il curry. C'è qualcosa di piccante, ma non so cos'è. Bello, mi piace, allora aspetta che momento. È un piccante morbido, sono molto buoni. Vai il cavolo. No, al contrario, master, no, perché non... Lo yuzu è un agrume tipico del Giappone, non della Cina. Ho scoperto che sarà alcolizzato. È buonissimo, cioè il sake in realtà non ha. No, ma non sa quasi di alcol. E senti in bocca questo sapore di agrume? Mandarino, che è buonissimo. Eccoti, abbiamo scoperto che la Pancaldi si beve anche questa. No, perché la Pancaldi alla fine non ha tenuto niente. È zuccherato, sa di mandarino e di alcol. Io ragazzi, mi avete visto con gli amari negli altri posti, cioè non, è buonissimo. Sto sentendo anche un profumo tipo di ginseng, non è quello lì, no? No. Vabbè, strafumato. Non vi vedo. Ok, il video parte da qui. Non vi vedi? Osteria, abbiamo gli occhiali della Pancaldi. Sì. Allora, anche oggi osteria, mi è scappato. Gli occhiali del boss, il boss, rigorosamente il boss. Abbiamo speso 63,20, onestissimo. Niente, la stiamo già tirando per le lunghe perché noi abbiamo ancora il terzo ristorante osteria da farvi vedere, non si vede una. Siamo sparpagliati, siamo in pienissimo centro a Bulagna, in via. Via dei Giudei, ragazzi. E vi portiamo nell'ultimo ristorante che è proprio questo qui. Ma ce la farai tu a mangiare tutta sta roba qua? Secondo me? Allora, loro fanno una cucina della regione di Sichuan. Sarà meglio che parli un po' più alto perché qua boss. Cucina della regione di Sichuan. Ecco, quindi, grazie. Ah, non del Sichuan. No, e quindi è speziato. Ah, prova a tagliare quello vino lì che sono curiosa. Qui la questione è questa, a parte che sì, c'è un profumo intensissimo di spezie e io ho solo le bacchette per mangiare gli spaghetti. Non mi hanno neanche chiesto se lo volevo. Il cucchiaio. Il peperoncino qua. Allora io l'ho preso, questo è importante da dirlo, io l'ho preso da un peperoncino questo, legna da paura. Quindi state attenti, però è molto saporito, si sentono anche delle altre cose, non c'è solo il peperoncino, ci sono un sacco di spezie, è molto buono. Adesso con le prime due boccate ci faccio un po' la gola e dopo vi so dire anche gli spaghetti come sono, tra un attimo. Guardate, ce n'era un altro che mi ero ridotta così. Ecco che iniziano a fare effetto. Era un pelino più piccante il secondo. Sono quasi commossa. Porca miseria. Cioè, scusate, la proporzione della mano è questa. Esatto. È una cosa enorme. È una terina, in quanti cazzo mangiamo qui dentro? Non lo so. Cioè, questi sono pezzi di peperoncino intero. Ma stai scherzando? No. Sembra che ci siano tipo dei germogli di soia, vedi qua, che belli che sono, piccantissimi, c'è un po' di tutto e poi sento anche un po' di menta. C'erano quanti peperoncini in questo? Si sente?
sente il gambero, secondo me non ha messo dentro così spezzettato e basta, perché si sente molto il sapore del gambero e basta. Di solito fanno molto, direi che posso mettere i tiratori di gambero, sono tutti mischiati, anche un gambero, quindi c'è, si sente proprio il gambero ed è un gusto di mare, delicato, però che sembra quasi di gambero. Non è che perché non c'è il gambero, boss? Non c'è il gambero. L'hanno mangiato il gambero? È diverso dagli altri ravioli di gamberi che ho mangiato. Ha una consistenza soda e il sapore sembra un po' sedano rapa. Olè, abbiamo finito questo pranzo, cioè, terrificante. No, non è stato terrificante, è stato, diciamo che avete rischiato di non vedere più filmati sul canale. Allora abbiamo 54 euro, non so se si vede. È molto speziata e francamente se non siete abituati a spezie piccante, anche no. È molto piccante, molto ovviamente piccante. Abbiamo dovuto diluire con riso in bianco, germogli di soia. Io ho masticato anche un tovagliolo per riuscire a mangiare. Io fra un po' mi giocavo la giornata perché mi è andato attraverso un pezzo di peperoncino solo per lasciarci le penne, ma non è un problema. Che cosa facciamo? Basta, finiamo qua il video perché probabilmente dopo domani siamo di nuovo in zona arancio e quindi non possiamo più andare al ristorante ancora per un pochino. Questo taglia. Boss o pantaloni? Boss, taglia. Basta, speriamo che vi sia piaciuto le indicazioni che vi abbiamo dato. Ciao, prossimo video, prossima settimana però un video. Cioè sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Com'era Monster? Attivate la campanellina. Ciao!